Buongiorno, un sentito grazie per l'attenzione che mi avete dedicato con il video sul coronavirus e sul reato di procurata epidemia. Ora però necessito di fare questo video perché, stando a certi commenti che ho ricevuto per i quali io avrei creato allarmismo, complottismo e diffamato esponenti del nostro regime totalitario, ritengo corretto fare certe precisazioni. Ovviamente il video, dato l'enorme successo che ha avuto, sul mio canale è un successo, ha attirato l'attenzione di diversi haters e prima di fare le dovute precisazioni, accennate prima, rispondo un attimo a loro. Visto che anche io ho diritto di manifestare liberamente il mio pensiero, penso che tu hai bisogno di un'accurata visita psichiatrica. Non ti preoccupare, potrebbe esserci già qualcuno che si sta occupando di me. Dimenticato le pillole, eh? Sì, ma solo perché sono scappato dall'istituto e le ho lasciate nel comodino. Ma vai a cacare! Quando me l'ho iscritto l'avevo già fatta, ma ci vado tutti i giorni alle 13. Ma quanti films te fai? Ma te rendi conto che tu ad ogni stronzata che affermi tu stesso ci metti il dubbio? Tu stai fuori come un tombino. Faccio intrattenimento, non informazione. Io non mi bevo proprio tutto quello che sento o che leggo, quindi per evitare commenti stupidi metto sempre il dubbio su quello che vedo ai TG o leggo sui giornali, tranne quello che leggo su Libero. Mi ricordo però che quando andavo a scuola si diceva sei fuori come un balcone, giusto? Se si può mandare a processo un ex ministro come Matteo Salvini per un reato che non ha commesso, si possono condannare per causata epidemia Conte, Di Maio e Zingaretti. Questo l'ho detta io, lo so. Con questa frase ti sei fottuto, se ti va bene ti chiudono l'account, se ti va male ti querelano e ti rovinano. Fai ancora in tempo ad andare ad un CSM, sono gratuiti, inizi la cura e così ti salvi, perché ti daranno come minimo diagnosi di mania di persecuzione e delirio. Ma posso dire che secondo me i tre porcellini hanno causato un'epidemia con morti, non attivando subito i protocolli di sicurezza per non dare ragione alla destra? O siamo sempre alle solite che se non la pensi come loro o come te sei un fascista o uno da internare? Ho sentito solo idiozie in questo video e sono ancora al minuto 3:19. Primo, la quarantena era volontaria. Appunto. Per tutti i cittadini che venissero da zone di infezione. Gli italiani posti in quarantena obbligatoria venivano direttamente da Wuhan. Appunto! Inoltre l'Italia è stato il primo paese a bloccare i voli da e per la Cina. Inoltre mi sono dimenticato di dire che la stronzata del virus di laboratorio è la più grande palla complottista che si sia mai sentita. Segui il video, che c'è anche la risposta sul complottismo. In queste risposte non ce n'è stato uno che abbia fornito un'argomentazione valida su quello che mi hanno risposto, tranne una ragazza, ma non penso sia una haters. Guarda che confondi il diritto di parola con la diffamazione. Spera che questo video non arrivi agli interessati, che se ti portano in tribunale ti fanno il culo. A questa ragazza, dato il tono normale del commento, ho chiesto se poteva argomentarmi la sua risposta. Ma l'ho chiesto anche agli altri e educatamente lei lo ha fatto ed è stata l'unica. Non hai solo enunciato reato di epidemia, hai detto una marea di cose non confermate per accusare il governo di questo reato. Tipo che tutti hanno chiuso porti e aeroporti tranne l'Italia. In Europa siamo stati gli unici a chiudere gli aeroporti. Cosa inutile, se un cinese vuole venire in Italia può anche passare per un volo estero. Sì, anche perché venire in Italia con un volo nazionale. Sì, no, vabbè, su questa non ti posso rispondere perché non l'ho capita. Mentre i porti, a che serviva chiuderli lo sa solo Salvini. E oggi chiediglielo anche al governatore della Sicilia. Inoltre ti sconsiglio di dire che il virus è stato creato in laboratorio, perché diffondi solo complottismo, complottarie che mettono paura. Non hai le fonti per affermare ciò. È per questo che rischi. In più, e questa è una mia opinione, così crei solo più allarmismo e contrasto sociale. Concludo dicendo che il virus era inevitabile arrivasse, così come i morti, che sono tutte persone con gravissime patologie congenite, lo so, e che bisogna aspettare a tirare le colpe al governo, alle regioni senza verifiche valide. Prima o poi si scoprirà chi ha mancato di dovere. Sì, oddio, non può essere stato Salvini perché non è al governo. Ma ora non bisogna fare questi giochi delle parti e combattere tutti. PS, nessun governo viene eletto dal popolo, ma scelto dal PDR, tra i componenti dei partiti che hanno ottenuto la maggioranza relativa alle ultime elezioni. A me sto governo fa schifo, ma non mi pare c'erano tutte queste lamentele, vabbè, questo mi se ne frega. Sì, no, allora, cioè io vado a votare, però sceglie il presidente, ecco perché sono 5 legislature che noi votiamo una cosa, vogliamo votare, ma vabbè, ok, ho capito.
Intanto ti ringrazio di avermi risposto e ora i chiarimenti. Non hai solo enunciato reato di epidemia. Dispositivo dell'articolo 438 Codice Penale. Chiunque cagioni un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Ora, siccome in Italia la legge è interpretabile un po' come gli pare al magistrato e al governo di turno e non è uguale per tutti, vedi stupri e omicidi, per esempio, due pesi e due misure diverse, proprio dipendentemente da chi ha commesso il reato. Nonostante la legge non ammette ignoranza, ma basterebbe solo educare certe persone che oltre ai loro diritti hanno anche dei doveri, quindi secondo me, stando a questo articolo di legge, qualcuno non ha attivato i protocolli di sicurezza in tempo, causando epidemia e morte. Tutto quello che ho detto nell'altro video, secondo alcuni di voi, rientra nel reato di diffamazione, come mi ricorda anche la ragazza che mi ha risposto. Dispositivo dell'articolo 595 del Codice Penale. Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. Quando mi querelleranno dovranno spiegare perché agli italiani li hanno messi in quarantena e ai cinesi no, tranne quelli che ci sono andati volontariamente. E soprattutto, una volta querelato, sappiano che anche appendendomi a testa in giù, come vorrebbero fare certi haters, dalle mie tasche non uscirà un bel niente, e nemmeno dal conto in banca, perché sono 6 anni che non ce l'ho. Per il resto c'è l'indulto e eventualmente i domiciliari. Stando alla mia, spero, nuova fan, ho detto che tutti hanno chiuso gli aeroporti, mentre l'Italia no. Dicendo quindi un'inesattezza, perché l'Italia, stando alla sua risposta, è stata l'unica ad averlo fatto. Coronavirus, i paesi che hanno tagliato o ridotto i collegamenti con la Cina. Hong Kong ha chiuso la maggior parte dei valichi di frontiera con la Cina e tutti i visitatori che giungono dal territorio cinese sono obbligati a un periodo di quarantena. Macao vieta l'ingresso ai residenti dall'Hubei se questi non provano con un certificato medico di non aver contratto il virus. Il Giappone ha chiuso le frontiere a tutti gli stranieri che sono passati per la provincia cinese di Hubei nei 14 giorni precedenti. La Corea del Sud ha preso simili misure. L'Australia permette ai propri cittadini di rientrare dalla Cina. Ma sono poi sottoposti a una quarantena di 14 giorni. La Nuova Zelanda ha bloccato ogni volo dalla Cina per 2 settimane a partire dal 3 febbraio. Anche l'Indonesia ha sospeso i visti per i visitatori dalla Cina. Il Vietnam mette in quarantena tutti gli stranieri che entrano nel proprio territorio dopo aver visitato la Cina. Singapore ha di fatto bloccato i collegamenti con la Cina, la Malesia ha imposto un bando totale a coloro che provengono dalle province di Hubei, Zhejiang e Jiangsu, la Thailandia permette l'ingresso solo ai viaggiatori dalla Cina che dimostrano il loro buono stato di salute. Vietati gli ingressi nelle Filippine da tutta la Cina, inclusi Hong Kong e Macao. Chi entra in India dalla Cina è posto in quarantena, mentre i visti dei viaggiatori stranieri che arrivano dal territorio cinese sono stati annullati. Il Bangladesh non rilascia visti d'ingresso per chi viaggia dalla Cina. Il Pakistan ha cancellato il 2 febbraio una precedente sospensione dei collegamenti aerei con le città cinesi. L'Arabia Saudita impedisce l'ingresso nel paese agli stranieri che arrivano dalla Cina. I cittadini sauditi e gli stranieri residenti nel territorio saudita non possono viaggiare in Cina. La Gran Bretagna consiglia ai propri cittadini di lasciare la Cina e di non entrare nel territorio cinese. Anche il governo USA consiglia di non recarsi nel paese asiatico e ha vietato in modo temporaneo l'ingresso agli stranieri provenienti dagli scali cinesi, a meno che non risiedano negli Stati Uniti o abbiano legami di parentela con cittadini americani. Il Canada ha cancellato tutti i voli da e per la Cina fino al 29 febbraio. Diversi stati europei hanno bloccato i collegamenti aerei con la Cina. Il bando dell'Italia, che si protrarrà fino al 28 aprile, comprende anche Hong Kong, Macao e Taiwan. La Russia ha introdotto forti restrizioni all'ingresso dalla Cina. Solo la compagnia di bandiera Aeroflot può raggiungere il territorio cinese. Altri paesi hanno adottato misure restrittive per contenere la diffusione del virus. Brunei, Mongolia, Maldive, Nepal, Myanmar, Afghanistan, Kazakistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Papua Nuova Guinea, Isole Marshall, Fiji, Samoa, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Israele, Egitto, Qatar, Oman, Iraq, Turchia, Marocco, Ruanda, Kenya, Tanzania, Trinidad e Tobago.
E questo succedeva l'11 febbraio 2020, il video l'ho pubblicato il 24. Per quanto riguarda i porti, basta vedere il caso della Diamond Princess, se lo possono fare gli altri, perché noi dobbiamo essere sempre diversi? Poi mi hai scritto di non diffondere notizie sulla creazione del virus in laboratorio come l'altro utente, perché non ho fonti per affermare quello che ho detto. Infatti io all'inizio dell'altro video ho parlato di supposizioni e teorie, non di fatti certi, sempre per il fatto che faccio intrattenimento e no appunto informazione. Invece, per quanto riguarda il creare allarmismo e contrasto sociale, la tua affermazione penso sia un pochetto sbagliata. Il coronavirus è come l'N1H1. Prima l'Australia, ora gli USA stanno lavorando ad un vaccino che sarà pronto nel 2021. Nel frattempo faranno di tutto per farci cagare addosso. Quando saremo bolliti a puntino, partirà l'appalto su chi ci venderà il vaccino, per la gioia delle case farmaceutiche e dei governi che l'hanno finanziato. Inoltre, sul contrasto sociale che hai nominato nella risposta, guarda questo. Ci sono le autorità, E lei chi è? Scusi. Lei chi è? Non è un'autorità. Scusi, ma lei è un'autorità. Lei è un'autorità. Lei è un'autorità. Lei è un'autorità. Cosa dice? Vada. Ah, allora devi vada dal sindaco, non dall'autorità. Chiamati carabinieri prima per dire. Facciamo i controlli, non stiamo qua a parlare. Documenti. Documenti. Non di certo a me, signora. Comportamento così spavaldo con me, sì. Ma penso che sia una cosa utile anche a lei, perché lei ci si trova in prima linea, e penso che sia allora una cosa che va prima di tutto contro lei stesso. contro me stesso, questa è la sua opinione. Sì, lei chi è? Lei Lei chi è? solo Lei cittadino chi è? ho solo Di Roma. questo ho Ok, solo perfetto. No, voglio saperlo, capito? Perché sto registrando. Così vediamo i controlli come vengono effettuati. E ne ho tutto il diritto e nessuno mi può dire che io non ne ho il diritto. Io sono cittadina istitana e voglio sapere che cosa succede, ha capito? Perché io ho il diritto di Ferma, manifestare il mio Stanno dissenso, ha controllando. capito? Stanno Controllate da dove vengono, controllando. fate Stanno rispettare la legge, non facciamo i pagliacci, perché qua non c'è da scherzare, sulla vita delle persone non si scherza, questo è un problema serio! Non è una cosa da scherzare! Ma vedi, loro faccio E non interessare. c'entra niente il razzismo! Razzisti siete voi che ci avete chiamato terroni per anni e anni! Qua si tratta della salute delle persone! Suorica, bravo! Hai 16 anni. Io qua sul porto oggi ci sto io! Domani ci Io devono venire tutti 10 quanti minuti fa stavo a qua! casa Domani ci devono venire mia. tutti quanti! Io 10 minuti fa stavo a Ma casa 10 mia. minuti fa Facciamo lei perché siamo soli, che cazzo ci mi vuoi? stavo facendo buttare i coriandoli in testa dai miei figli, 10 minuti fa io! Quando ho saputo che stavano scendendo tutte queste persone, camion e camion! Pullman e pullman, no, ma stiamo scherzando, qua siamo su Hai visto la un'isola! mia diretta? Siamo 50.000 abitanti! Hai visto la mia diretta? No, mi hanno mandato un'auto! Questi sono due ischiani che schiumavano per la presenza di pullman con turisti liguri e lombardi in procinto di imbarcarsi sull'isola. Il coronavirus no, scabbia e TBC invece vanno bene, perché di TBC non si muore. Sul discorso invece su come fai a controllare chi fa scalo, la risposta è semplice. L'aereo parte dal punto A e deve arrivare a C. Per arrivare a C deve passare per forza da B, altrimenti non ci sarebbe uno scalo. Una volta che l'aereo sarà arrivato a C, si controlleranno da dove sono partiti tutti i passeggeri, compresi quelli dello scalo. Ovviamente qualcuno sarà sceso a B e a B qualcuno sarà salito. Si mettono in quarantena tutti, a prescindere, perché i passeggeri di B sono stati in contatto con A e ci sono stati perché l'aereo quello è. Hai ragione quando dici che la Cina non ci ha informato in tempo, e l'ho detto. Ma non per questo non attivi le misure cautelari e avendo collegamenti internazionali diretti con loro lo devi fare. Subito, appena esce la notizia, e avresti circoscritto il contagio in aree più piccole con meno morti e meno contagiati. Questo perché comunque nei primi 15 giorni i mandorlati non ci hanno detto niente e la gente andava e veniva. Pensa se ce lo dicevano prima. Il governatore del nord e quello della Sicilia hanno preso l'iniziativa per contrastare la diffusione del coronavirus. Conte è il contrario. Perché? Quando un capo non adempie i suoi doveri, va rimosso o ci si ammutina. I frame che vi ho fatto vedere sono tutti reperibili in rete. Io l'ho fatto per spiegarvi come sono arrivato a dire certe cose nell'altro video che vi metto in descrizione. Così non mi bombardate di minchiate anche voi. Vi metto anche il video su cosa danno i banchi alimentari dei servizi sociali della mia città, a chi ha ISEE zero, così vi fate un'idea anche su quello. A parte questo, diffondo fake news?
Avete le dita, usatele per informarvi in rete, per dire cazzate piuttosto io i video non li faccio. Spero di essere stato esauriente, anche se personalmente mi dimentico sempre qualcosa. Sempre fini. Infermiera, posso andare a pettinare i lampioni? Bombe a mano e calè!